Benvenuti in camera, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è un nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road, edizione In the House. Prima di continuare, sì, chiunque abbia pensato che incrociare gli elastici della mascherina chirurgica contribuisca a evitare l'appannamento degli occhiali, ebbene ha ragione. Come vedete dal fatto che sto parlando, indosso gli occhiali e gli occhiali non si stanno appannando, quindi decisamente il meccanismo funziona. Detto questo, come mai sono in casa? Beh, perché siamo in isolamento fiduciario, adesso vi spiego tutto quanto. Anzitutto, visto che sono da solo, in realtà no, sono in compagnia degli orsetti, ma siamo familiari conviventi, a questo punto tolgo la mascherina, più che altro perché così riuscite a sentirmi un po' meglio. Bene! Anzitutto, mia madre è risultata positiva al tampone, poco prima di fare l'intervento di cataratta, e quindi ci hanno messo, mia madre in quarantena, io, visto che sono familiare convivente, in isolamento fiduciario. Siamo in attesa di effettuare il tampone, che è previsto dopo 10 giorni dalla positività, quindi dovremmo farlo tra mercoledì e giovedì, dovrebbe chiamarci la ASP per andare a fare questo tampone. Nel momento in cui risultassimo entrambi negativi, avremmo finito questo periodo di quarantena/isolamento fiduciario. Al momento la situazione è perfettamente tranquilla, mia madre risulta completamente asintomatica, comunque stiamo tenendo sotto controllo la temperatura e la saturazione, sono tutte quante normalissime ad oggi. Ho avuto modo tra l'altro di mettere sotto sforzo il pulsossimetro che ho comprato ben 3 anni fa, questa è una storia molto divertente, ho comprato un pulsossimetro quando non era mainstream possederne uno, semplicemente perché un collega di protezione civile mi chiese di procurargliene uno dai negozi cinesi, da Cina Hong Kong, ne ho trovato in offerta due su AliExpress. Praticamente uno costava tipo 6 euro più 5 di spedizione, ne ho trovati due a 10 euro con la spedizione gratuita. A quel punto ho detto, beh, sai che c'è? Visto che uno costa praticamente quanto due, ne ordino due, ti servono due? No, ne basta uno, vabbè, allora uno lo tengo io. E adesso sto potendo tra l'altro mettere sotto sforzo questo pulsossimetro, funziona in maniera più che decente, più che funzionale, e sta dimostrandosi molto utile in questa situazione. È una situazione complessa, letteralmente siamo tornati in lockdown, anche se la Sicilia è una regione in questo momento in stato arancione. Al momento siamo fondamentalmente di nuovo in lockdown, siamo bloccati in casa, ci consegnano la spesa a domicilio, ci hanno portato anche degli amici qualcosa tirandola su con il cestino, come si faceva nella fine dell'Ottocento, dal balcone, e così si deve gestire. Sto riuscendo a gestire abbastanza bene il lavoro in smart working, perché già adesso in moltissime situazioni si trattava di clienti che mi chiedevano assistenza, in particolar modo da remoto. È un pochino più complessa l'assistenza tecnica per le persone che mi chiedono di venire a fare un sopralluogo o venire in ufficio per lasciarmi il computer. Per ora, con l'aiuto e la grandissima collaborazione di alcuni amici che hanno un negozio di informatica, mi sto appoggiando a loro, sto mandando i miei clienti per il momento da loro, in attesa di notizie. Come appunto dicevo, dovremmo andare a fare il tampone orofaringeo tra mercoledì e giovedì. Se risultano tutti e due negativi, a me e a mia madre, abbiamo finito questo periodo di quarantena, altrimenti dovremmo aspettare. Per ora siamo ancora dentro i 10 giorni di isolamento fiduciario e quindi per il momento restiamo semplicemente in attesa, e per questo resto in casa, resto bloccato in casa, e la cosa che mi manca di più, devo dire onestamente, sono le mie passeggiate all'alba in pista ciclabile, dove comunque ero da solo, ma avevo la possibilità di fare molto movimento, avevo cominciato a sperimentare una serie di cose, tra l'altro mi è arrivato un paio di auricolari Bluetooth stereo, quelli molto piccolini, e che avevo cominciato a sperimentare ascoltando audiolibri durante le mie passeggiate in pista ciclabile, ma sono saltati. Tra l'altro giovedì mi è saltata la live Twitch proprio in pista ciclabile, perché non ci sono andato, non so se farò domenica la live da casa, giusto per spiegare agli iscritti di Twitch com'è la situazione, e visto che giovedì è previsto, no, tra mercoledì e giovedì dovrebbe essere previsto il tampone, tutto sta a vedere, se mercoledì facciamo il tampone risultiamo negativi, giovedì sarò di nuovo in pista ciclabile, se il tampone è previsto giovedì, giovedì mattina farò la live dalla mia camera, casomai metto in funzione OBS e questo lo si vedrà. Per il resto che dire, a quanto pare la situazione è molto complessa, il Covid può colpire
colpire tutti quanti, sta cominciando a colpire tantissimi. Naturalmente la situazione per mia madre è molto rischiosa, perché essendo una persona anziana, essendo una persona che soffre di ipertensione e di diabete, naturalmente è una categoria a rischio. La fortuna appunto attualmente è che non c'è nessun sintomo, c'è solo la positività al tampone, e questo ci fa sperare bene, ci fa sperare che la situazione stia andando a seguire il decorso di essere semplicemente il tampone positivo e che quindi non si sviluppino sintomi nel corso del tempo. Detto questo, la preoccupazione è tanta e la buona volontà sicuramente è anche tantissima. Per ora ci limitiamo a attendere. Quello che possiamo fare, purtroppo il brutto di questa situazione, è semplicemente quello di rimanere in attesa di sviluppo. Possiamo fare altrimenti. Come dicevo prima, visto che siamo letteralmente di nuovo in lockdown, stiamo cercando di gestire la cosa in maniera più tranquilla, stiamo cercando di gestirci un po' meglio. Abbiamo dei passatempi, abbiamo YouTube, abbiamo la televisione, abbiamo l'ebook tutti e due, quindi abbiamo la possibilità comunque di riempire le nostre giornate. Io la mattina mi dedico comunque al lavoro, cerco di evitare ogni genere di ulteriore passatempo. Per il resto mi sto dedicando piano piano a fare altre cose per tenere la mente impegnata, quindi... Tra l'altro ho anche qualche idea per sviluppare qualche video aggiuntivo, magari lo special di Natale, magari qualcos'altro, insomma, vediamo un pochettino. Ad ogni modo, questo è tutto per il momento, quindi noi ci vedremo probabilmente ancora domenica prossima a casa, perché ho intenzione di aspettare un attimo prima di pubblicare il video che avevo già girato, prima di ricominciare a girare video in auto, quindi per il momento vediamo un po' com'è la situazione. Poi, ripeto di nuovo, la Sicilia è una zona arancione, quindi dobbiamo anche aspettare gli sviluppi, vedere che non si diventi per di più zona rossa e quindi che questo possa peggiorare ancora di più la situazione, che è già complessa in questo momento. Detto questo, io sono Grizzly, vale il mio invito a fare molta attenzione, a lavarsi bene le mani, utilizzate il gel alcolico e utilizzate le mascherine dove è richiesto. Per ora grazie per aver ascoltato questo mio sproloquio, come sempre mettete pollice in alto, condividete con gli amici, iscrivetevi per il buon profumo di nuovo iscritto, e in compagnia di tutti gli orsetti, anzi, Bramble, vieni, che mi fai compagnia, noi che possiamo ancora abbracciarci per questo momento, vi diciamo grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!